5 tecniche per migliorare l'inglese, che utilizzo anche io. Ciao, sono Alberto e sono un curioso che ama condividere ciò che impara. Premessa: questo video si basa sul fatto che ultimamente ho pubblicato altri video in cui ogni tanto parlo in inglese. Ad esempio qui parlo in inglese con degli astronauti. He's in a new team of astronauts? Yes. O qui durante il mio viaggio in Africa con la guida. Never seen something like that. E qualcuno di voi mi ha chiesto: sì, ma come fai a parlare così fluentemente inglese? Dove l'hai imparato? E quindi ecco la risposta. Allora, partiamo dal fatto innanzitutto che questo video si basa unicamente sulla mia esperienza. Non sono madrelingua, non sono bravo in inglese come tanti altri, anzi diciamo che sono abbastanza fluente, ma innanzitutto la mia pronuncia è molto italianizzata. Shish. E anche diciamo faccio ancora diversi errori grammaticali, perché ho sempre puntato più sul cercare di essere fluido, su mantenere un discorso con qualcuno piuttosto che essere perfetto, perché non mi interessa quello, non faccio lo scrittore di libri in inglese. E considerate che fino al terzo anno di università ero abbastanza scarso in inglese. Quando dico scarso dico che i miei amici mi hanno sempre preso in giro per questo fatto. Ma ho deciso di stravolgere tutto durante il mio periodo tra la triennale e la magistrale, perché avevo deciso di voler fare la magistrale in inglese. Quindi sono partito 6 mesi per Londra, ho fatto un lavoretto comune, facevo frullati e succhi di frutta, e diciamo che lì ho cominciato a entrare nel mondo inglese, ma solo il punto di partenza. Infatti oggi vediamo gli altri 5 punti, a mio avviso, fondamentali per diventare almeno fluenti. 1. Io uso la tecnica dell'imitazione. Avete presente il vecchio caro classico listen and repeat? Beh, ecco, è una cosa noiosissima, oltre al fatto che spesso è dedicato a solo determinate parole o piccolissime frasi. La tecnica dell'imitazione invece è lo step successivo. Quello che faccio è prendere un video che mi piace in inglese, che trovo su YouTube, su un argomento che a me piace, e a quel punto ascolto frase per frase e poi la ripeto, ma attenzione, non ripeto solo le parole, ascolto la cadenza, ascolto il modo di parlare dell'oratore e cerco di copiarlo. Se fa un respiro tipo e poi parla, io copio anche quello. E questa è utilissima per diventare fluenti, per imparare nuove parole e anche per capire la grammatica delle frasi. Ah, un consiglio: se non riuscite a cogliere tutte le parole, su YouTube potete attivare sempre i sottotitoli, e una volta aver ascoltato e aver copiato la frase bisogna ripeterla, ma insieme al tizio del video, che di solito è molto più veloce di quanto parliamo normalmente noi in inglese, e quindi ci si allena anche a parlare proprio come parlano in madrelingua. 2. Parlare con qualcuno che è madrelingua. Ora, il metodo più intuitivo è quello di prendere e andare all'estero e cominciare a parlare in inglese, in Inghilterra, in America, in Australia. Ovviamente ognuno avrà gli accenti diversi, però potete parlare direttamente con dei madrelingua. La verità è che purtroppo si possono fare dei viaggi, si possono fare dei periodi se si è fortunati, ma non è che uno può prendere e andare a vivere all'estero quando vuole, perché costa, è impegnativo, magari una persona sta lavorando, deve lasciare lavoro, quindi se avete l'occasione viaggiate, altrimenti ci sono altre soluzioni che potete fare a casa. Potete trovare un insegnante privato nella vostra zona, un madrelingua, professore madrelingua nella vostra zona, e pagare delle lezioni private. Ora, certo, è utile, ma vi assicuro che i prezzi sono molto molto elevati. Altrimenti l'altra tecnica che io consiglio vivamente è quella di utilizzare la piattaforma Cambly, una piattaforma di e-learning che permette di fare lezioni di inglese con madrelingua, tutto comodamente da casa perché si fa online. Ora, lo dico subito, Cambly è lo sponsor di questo video, ma sono super felice di farlo perché anche io lo utilizzo. Ad esempio, in questa videochiamata abbiamo parlato di astronomia e di Einstein con il mio insegnante. Inoltre, Cambly è adatto a studenti di ogni livello e le lezioni sono personalizzabili in base alle proprie preferenze. Quindi se volete potete utilizzarlo solo per fare 4 chiacchiere con un insegnante e migliorare così il parlato, oppure potete scegliere tra i vari corsi, magari per prepararsi ad un colloquio di lavoro o ad esempio per l'esame dell'IELTS. Una caratteristica interessante di Cambly è la possibilità di scegliere tra le lezioni individuali one to one con un insegnante madrelingua o lezioni di gruppo.
con un massimo di altri due studenti provenienti da tutto il mondo. Ovviamente poi sarà l'insegnante a guidare la conversazione. E importantissimo, se usate il mio codice sconto divulgamente, tramite il link in descrizione potete ottenere 15 minuti completamente gratis da utilizzare per una lezione individuale. Ma soprattutto avrete anche il 50% di sconto su tutti i piani annuali, sia per le lezioni individuali che per quelle di gruppo. Insomma, io vi consiglio di registrarvi e fare un test di 15 minuti, giusto per capire come funziona il tutto. Tanto è gratis. 3. Leggere libri inglesi da degli ebook o dal computer se non ce li avete. Perché grazie agli ebook, se non comprendete una parola, basterà cliccarci sopra e si vedrà la traduzione. Ora lo so che i professoroni dicono che è meglio utilizzare il vocabolario fisico, fare la ricerca e così via. Certo, può essere efficace, ma sicuramente non efficiente, perché io l'ebook me lo posso portare in treno, in vacanza, me lo posso leggere a letto quando è tardi, di sicuro non c'ho voglia di portarmi anche un librone grosso così a fianco. Ma soprattutto il vantaggio definitivo è che quando non si conosce una parola si sottolinea l'intera frase e dopodiché si può leggere l'indice di tutte le frasi sottolineate e imparare così a leggere la parola nel contesto. Io ad esempio un tra virgolette errore, poi non è un errore, ognuno ha i suoi metodi, ma all'inizio mi segnavo solo la parola con la traduzione a fianco. Certo è utile, ma secondo me non rimane in testa, perché rimane in testa una parola se la leggi in un contesto. Se la leggi da sola o la leggi un milione di volte o è difficile da ricordare. Scusa prof, analogica delle medie. 4. E qua riprende anche un po' il punto 1, ovvero guardare YouTube in inglese. Molti consigliano di guardare le serie TV su Netflix, ad esempio, o i film in inglese. Certo, potete farlo, ma vi assicuro che quando due attori, magari in un film d'azione, in un film un po' agitato, parlano, non si capisce nulla, soprattutto se sono gli americani che si mangiano un sacco le parole. Invece, se vi guardate un video su YouTube, un video informativo dove qualcuno parla dell'argomento vostro preferito, che sia di cucina, di astronomia, di musica e quant'altro, vi assicuro che le persone, come sto facendo anche io adesso più o meno, io parlo sempre in maniera agitata perché sono agitato, ma le persone normalmente scandiscono meglio le parole, quindi voi riuscite a capire molto di più rispetto a un normale film. Il mio consiglio personale, potete guardare i TED o TED Educational, dove sono una serie di conferenze o mini documentari anche da 5 minuti su TED Educational sotto forma di cartone animato, dove più o meno tutti i video hanno i sottotitoli non automatici, quindi potete leggere i sottotitoli fatti bene, e spesso ci sono anche i sottotitoli in italiano se avete bisogno. Infine, il quinto punto è un po' meno tecnico, ma secondo me super utile, ovvero è importante avere la motivazione, anzi una motivazione, un obiettivo preciso. Potrebbe essere quello di affrontare un colloquio di lavoro, quello di passare un esame di inglese, quello di partire per una vacanza o quello di provarci con quella ragazza o quel ragazzo che tanto vi piace. Forse l'amore è la motivazione migliore. Comunque, a parte gli scherzi, secondo me avere un obiettivo ben preciso in testa vi aiuterà a essere stimolati nello studio costante dell'inglese. Avete una scadenza, avete un termine, avete la voglia di imparare l'inglese per riuscire a fare quella cosa che vi siete imposti. Io ad esempio, come vi ho detto, ho cominciato a imparare molto meglio l'inglese nel momento in cui mi sono posto come obiettivo fare la magistrale in inglese. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia utile. Fatemi sapere se voi avete altre tecniche, scrivetele nei commenti, così le persone leggendo possono imparare qualcosa di nuovo, non solo da me, ma anche dalla community. Ricordatevi del codice sconto di Cambly e noi ci vediamo, come al solito, al prossimo video. Ciao!